E ora scusa Maricia, ma ti strappo la parola perché è con grande orgoglio che vorrei chiamare la dottoressa Camilleri, che è la psichiatra, psicoterapeuta che lavora nel centro. Valeria lavora con noi da oltre un anno, non continuativamente perché purtroppo la burocrazia è così, e la sua presenza nasce da un progetto con il professor Mauri per una persona dedicata all'interno di un centro che tratta una patologia dedicata. Quindi, come in tutte le cose, la grande specificità nasce dal fatto della dedizione, cioè di essere molto preparati su un argomento che ha pur tante sfaccettature, ma tratta un grosso flusso di pazienti con caratteristiche comuni. E vi assicuro che questo, diciamo, il fatto di avere una persona dedicata ha fatto vedere la differenza. La presenza della dottoressa, che appunto nasce da questo progetto, è grande opera, nasce dal supporto finanziario dell'Associazione Senologica Internazionale. Quindi vedete come ancora queste persone, che comunque diventano, come abbiamo visto, da tutte le relazioni sempre più indispensabili, purtroppo ancora non sono accettate dalle nostre istituzioni in modo così completo come dovrebbe essere. Vai Valeria, vai. Ora ringrazio la LILT, ringrazio la dottoressa Mancino, la dottoressa Roncella e anche l'Associazione Senologica Internazionale. E sono orgogliosa e emozionata di presentare diciamo questi dati relativi alla nostra esperienza di circa un anno e mezzo presso il centro senologico. Sarò in parte ripetitiva, comunque ecco, quello che colpisce molto nella patologia che si tratta nel centro senologico è l'effetto traumatico che questa diagnosi ha per una donna, e questo effetto diciamo è tanto più traumatico quanto più precoce è questa diagnosi. Oggi sappiamo bene che è un'evenienza molto frequente quella di trovare, soprattutto in un centro come il nostro, casi in persone molto giovani. Quindi questo ha delle ripercussioni importantissime, enormi, sulla sfera della femminilità in generale, della maternità, della professione, del rapporto di coppia. E quindi questo rende nella neoplasia mammaria particolarmente complesso comunicare la diagnosi. Ma non solo comunicare la diagnosi, comunicare anche il piano di cura, perché mentre in passato il piano di cura era molto demolitivo dal punto di vista chirurgico e molto tossico dal punto di vista delle terapie, oggi per fortuna è molto più tollerabile, molto più diciamo, così disegnato sul paziente, personalizzato, ma è pur sempre un percorso lungo e impegnativo da tanti punti di vista, soprattutto per le ripercussioni appunto sulla sfera della femminilità, quindi la menopausa precoce, la difficoltà quando questa diagnosi interviene precocemente della successiva gravidanza. Quindi ha delle ripercussioni enormi anche sui temi della genitorialità, della maternità. Per questo è importante veramente sostenere le donne in questo delicato passaggio di vita. E come già ha sottolineato il professor Mauri e anche gli altri relatori, ci sono dei fattori di rischio che comunque predispongono allo sviluppo di quadri che hanno una vera dignità clinica, quindi quadri depressivi da trattare. E in letteratura i principali fattori sono la giovane età, per i motivi che abbiamo detto fino ad ora, la presenza di una storia familiare o personale pregressa, positiva per disturbi di ansia o depressivi. E poi vedremo, ci sono anche altri fattori che dipendono dal percorso diagnostico e terapeutico. Importante anche la presenza di un sostegno emotivo e anche materiale familiare da parte del partner. Quindi appunto la mancata attenzione e cura di queste forme può interferire non solo sull'equilibrio emotivo,
ma anche, e questo oggi è molto importante, su una partecipazione attiva della donna al percorso terapeutico. La donna è chiamata a scegliere perché si punta a un completo recupero anche estetico, funzionale, quindi fra le varie opzioni terapeutiche che oggi per fortuna sono disponibili, la donna deve avere la possibilità di poter avere voce in causa e appunto se non raccoglie il biglietto da 500 euro quando è depressa, tantomeno può pensare, soprattutto nel momento acuto della diagnosi, a quello che sarà meglio per lei successivamente. Quindi, vabbè, in letteratura si evidenzia comunque l'importanza che un sostegno psicologico sia presente fin dalle fasi iniziali e sia presente in un contesto multidisciplinare, con un'integrazione con tutte le altre figure che rientrano nel percorso. E quindi appunto noi abbiamo pensato, anche rifacendoci alle linee EUSOMA, comunque alle linee europee, che un servizio interno alla Breast Unit potesse essere la migliore formula. E queste appunto sono le linee guida EUSOMA a cui ho accennato. E quindi evidenziano la necessità dello psico-oncologo e, come nell'esperienza del dottor Savino, anche la possibilità dello psichiatra consulente con continuità presso appunto i reparti di senologia. La nostra unità è un'unità con delle caratteristiche peculiari di alta specializzazione, di stretta collaborazione e interazione fra le differenti specialità coinvolte, tutto al fine di dare un'omogeneità anche nelle prestazioni. E quindi ci sono già oggi tutte queste figure che si riuniscono periodicamente e scelgono, anche con la partecipazione comunque della donna, con il consenso della donna, le linee di cura più adeguate. E quindi appunto nelle varie fasi diagnostiche, di trattamento e di riabilitazione si può inserire anche la figura appunto dello psico-oncologo come trade union, come elemento che può facilitare anche questa comunicazione. Questa è la casistica del nostro centro, una casistica importante, più di 1000 procedure chirurgiche all'anno, e il dato che colpisce sono circa i 600 nuovi casi l'anno, quindi dei volumi importanti. Preoccuparti, è un piccolo boicottaggio. Non svengo. Sì. No, è solo un problema. Ok, e queste sono tutte le interazioni anche stressanti fra le varie figure coinvolte. Quindi, però appunto ci è servito il sostegno delle unità operative di psichiatria 1 e 2 per creare appunto questo servizio ambulatoriale da dedicare a tutte le pazienti con una recente diagnosi di carcinoma. Questo servizio, che è attivo dal maggio del 2013, è dedicato a tutte le donne, ma soprattutto, poi vedremo, ci sono dei criteri di priorità, chiaramente anche perché il centro senologico ha dei volumi molto alti, quindi bisogna anche stabilire dei criteri. Le pazienti, come accennava Mario Miniati, sono seguite secondo l'approccio psicoterapeutico di tipo cognitivo-comportamentale, ma anche con la possibilità di una terapia farmacologica o di una terapia integrata, di un trattamento integrato. E poi presto sarà possibile fornire anche l'IPT, insomma, con questo nuovo studio. Le priorità di accesso che ci siamo dati, seguendo anche un po' la letteratura, vabbè, intanto in ogni caso la necessità rilevata dal personale chirurgico, oncologico, comunque dalle altre figure professionali, la richiesta personale da parte della donna, la giovane età per le problematiche che abbiamo detto e la presenza di fattori di rischio, quindi una comorbidità lifetime o in atto con episodi depressivi o ansiosi.
Questa diapositiva per dire quello che in parte ho già detto, quindi vado velocemente. Comunque è totalmente cambiata la faccia del carcinoma mammario negli ultimi decenni, da tutti i punti di vista, riguardo alle opzioni chirurgiche. Ieri ce n'era una sola, che era la demolitiva, quindi era la stessa per tutti i casi. Oggi ci sono, diciamo, mille, ma tantissime opzioni diverse. Le terapie adiuvanti prima erano molto omogenee, uguali per tutti, ora sono tailored, cioè sono appunto ritagliate sulle caratteristiche della paziente. Il coinvolgimento nelle decisioni terapeutiche era assolutamente marginale, oggi è essenziale. E la consapevolezza della donna, ho messo, diciamo, anche in maniera forte, prima impensabile, perché anche le caratteristiche della malattia erano diverse, oggi assolutamente necessaria. E quindi quello che oggi ha un impatto maggiore sugli aspetti psicologici è la complessità, soprattutto nel nostro ambito di centro senologico, la complessità e la durata delle terapie, il loro grado di integrazione e la possibilità di scegliere il migliore trattamento. E in quest'ottica, essendo appunto in un setting chirurgico, abbiamo deciso di dare particolare attenzione al recupero estetico e funzionale legato alle procedure di chirurgia ricostruttiva. E infatti, se la sopravvivenza è molto elevata oggi per questa patologia, però i dati della letteratura recenti riportano che circa il 40% delle persone sono insoddisfatte degli esiti chirurgici. È un dato importante e si sa quanto l'immagine corporea conti sul senso di sé, sulla percezione dell'identità e del valore personale. Quindi abbiamo deciso di avviare una collaborazione con il Memorial Sloan Kettering Center di New York e stiamo elaborando un protocollo per la valutazione della qualità della vita e del benessere psicosociale proprio in relazione agli esiti della chirurgia ricostruttiva, usando questo sistema di valutazioni che è la BRESQ, che è una valutazione soggettiva che può però orientare il chirurgo nella scelta, tenendo conto dei fattori emotivi e della qualità della vita. Quindi, riassumendo, le caratteristiche del nostro servizio sono state una presa in carico precoce fin dalla diagnosi, proprio per prevenire di doversi trovare di fronte a forme di disagio più conclamate, e poi la collaborazione multidisciplinare. Questi sono un pochino di numeri, chiaramente non hanno una sistematicità e una casistica raccolta da me, insomma, in questi mesi. Comunque il numero di pazienti è stato circa un centinaio e le caratteristiche, ho riportato l'età perché più o meno quasi la metà erano al di sotto dei 45 anni e un 20% sotto i 40 anni. Cosa abbiamo fatto? Psicoterapia nella stragrande maggioranza. È stato necessario però anche integrare la farmacoterapia e, come ha detto appunto il dottor Savino, anche noi ci siamo orientati sui farmaci serotoninergici con l'attenzione particolare alla paroxetina, però anche triciclici, benzodiazepine a basso dosaggio per i disturbi del sonno. E poi abbiamo avuto molti casi di diciamo ansia acuta legata alla procedura chirurgica, quindi brevi interventi per porre la paziente nelle condizioni di poter affrontare l'intervento chirurgico. E infatti alcuni non hanno ricevuto alcun tipo di terapia o per una mancanza di diagnosi o di necessità o soprattutto per problemi logistici, perché noi abbiamo pazienti che provengono anche da lontano, quindi non era possibile effettuare una psicoterapia. Poi c'erano dei limiti legati anche alle terapie che stavano effettuando in quel periodo le persone. Vabbè, questi sono dei dati molto alti, cioè noi abbiamo trovato dati, diciamo, un peso importante sia di una psicopatologia pregressa
che attuale, considerando anche le forme, diciamo, sotto soglia, chiaramente come appunto aveva già anche accennato il dottor Miniati. Comunque, ecco, le diagnosi principali sono state quelle sul versante depressivo ansioso, disturbi di panico, una certa quota di disturbo post-traumatico, anche se è molto difficile diagnosticarlo in queste pazienti, però è stato presente. E i principali fattori correlati a un disagio emotivo, appunto, hanno confermato quelli della letteratura. Una cosa interessante da notare è come una gran parte delle persone seguite, anche se avevano manifestato precedentemente disturbi o comunque condizioni di disagio psicologico, non si erano mai rivolte, non avevano mai ricevuto una diagnosi. Questo ci ha fatto riflettere perché, come ha già riportato anche ampiamente in letteratura, questo particolare passaggio di vita rappresenta anche un'importante finestra di consapevolezza, quindi di richiesta di aiuto anche per forme di disagio pregresse che poi con l'evento traumatico della diagnosi e della patologia emergono in maniera più chiara con la necessità di essere trattate. In questo senso, parlando di consapevolezza e andando su un versante un pochino diverso, abbiamo comunque anche partecipato ad un'iniziativa dell'Istituto Toscano Tumori, che è una delle prime iniziative nella nostra azienda ospedaliera, che è un progetto di medicina narrativa. Quindi le persone seguite, alcune delle persone seguite nell'ambulatorio sono state coinvolte nella scrittura di racconti che diciamo poi confluiranno in una pubblicazione e che è stata presentata in anteprima al Pisa Book Festival. Perché inserire la medicina narrativa? Perché comunque, in analogia anche col percorso della psicoterapia, la narrazione, quindi la risposta alla malattia, la reazione emotiva narrata, raccontata appunto con lo strumento della scrittura, può far raggiungere la paziente con un canale diverso, meno istituzionale, anche più emozionale, diciamo così, una maggiore consapevolezza di quello che sta attraversando. Quindi può avere anche un potere terapeutico indirettamente e può essere soprattutto un qualcosa che fa uscire la donna dalla dimensione individuale, la proietta in una dimensione di gruppo dove appunto l'esperienza che vive può assumere un senso che può dare un sostegno anche alle altre persone, ma può dare un sostegno anche a chi non è malato e anche al medico, che può rilevare con la medicina narrativa in maniera più sensibile i bisogni della persona. Quindi, bene, questo è il libro che uscirà, Le cose non dette si chiama, e il titolo, insomma, fa immaginare che poi le emozioni sono sempre un qualcosa che è difficile raccontare a parole, però con la scrittura forse si riesce meglio. E anche noi abbiamo scritto in questo libro, e anche l'operatore, anche il medico viene investito dalle emozioni delle persone con cui interagisce quotidianamente ed è sovraccaricato, stressato da queste interazioni, molto spesso da due necessità che vanno in controtendenza: fornire prestazioni velocemente, rapidamente, il più possibile mirate, però personalizzare anche queste prestazioni. Allora abbiamo pensato di promuovere anche un progetto di mindfulness che diciamo è ormai una pratica che viene utilizzata anche per i pazienti in ambito oncologico. Ci sono molti studi che escono continuamente sugli effetti che può avere questa pratica. Intanto l'abbiamo inserita, secondo il protocollo originale di Jon Kabat-Zinn, con il protocollo MBSR,
come corso per i nostri operatori, un corso che stiamo seguendo, che è quasi volto ormai al termine, della durata di 8 settimane, che serve per portare non tanto a una reazione automatica allo stress, ma a una risposta più consapevole. Questa è una frase del libro, Le cose non dette, mi piaceva riportarla perché tutte queste esperienze, la rielaborazione dell'esperienza, la scrittura e la cura comunque del disagio possono portare a una persona a spiegare quello che può rientrare in una logica più ampia, quindi la patologia come qualcosa che viene reinserito nella logica di vita della persona. Grazie. Grazie Valeria. Non solo per aver dimostrato alla platea che anche il chirurgo è umano, che purtroppo, come avete visto, ma anche per aver appunto fatto conoscere il nostro tentativo di integrare proprio il corpo con la mente, le sofferenze fisiche con quelle psicologiche, nelle quali invece, a dispetto dei miei maestri, noi crediamo profondamente.